Un altro tema importante è sicuramente quello della pubblicità. I bambini sono degli ottimi clienti. Chi di voi ha figli quante volte ha dovuto spiegare, no, magari non mangiare queste sono porcherie? Non è vero, hanno detto che sono buonissime, che fanno benissimo la merendina di turno. No? Quindi sono degli ottimi clienti, esigenti, ma che vanno tutelati e protetti. E su questo vorrei sentire proprio Raffaele Pastore, che è il direttore studi e ricerca degli utenti di pubblicità associati dell'UPA. Prego. Grazie. E tengo a dire innanzitutto che i risultati della ricerca li darò debitamente nascosti a mia figlia, innanzitutto, perché altrimenti considererà me e mia moglie come dei sadici dittatori familiari. L'ultima regola posta in famiglia è quando ci siamo resi conto che con i tablet sono spariti i giornali fisicamente in casa, cioè casa nostra era sempre piena di carta, di giornali che si accumulavano, poi sono spariti. Perché nonostante mia figlia sappia che i giornali esistono, ma sono del tutto immersi nel tablet e quindi non si vedono. Allora, l'ultima, la contrattazione è stata quella di Facebook, sì, ma come ultima fra il gruppo di amiche, ma il sabato e la domenica mi sono ripreso il compito di comprare fisicamente i giornali e farli essere fisicamente in casa, in modo tale che senza, come dire, obbligare a leggere il giornale, che perlomeno sia un oggetto che sia presente. Allora, sì, io sono qui come direttore studi di UPA, coordino per UPA il tavolo tecnico di Auditel e sono nel tavolo tecnico sia di AudiWeb che di AudiPress. Quindi in realtà ho una visione abbastanza, complessa della situazione dei media oggi in Italia, ma sono lì perché nel 2000, dopo una chiacchierata con lo stimato e compianto Emilio Rossi, avevamo pensato di fare un rapporto in Italia sull'uso dei media. E quindi dal 2001, per conto del Censis, come ricercatore del Censis, ho curato un rapporto sulle diete mediatiche degli italiani, che poi ho lasciato nel 2008 e sono finito nell'occhio del ciclone a Milano a occuparmi di media, come dire, dall'interno. Pubblicità, quindi sono molto, come dire, ho un atteggiamento un po' ambivalente, perché mi verrebbe di parlare di diete mediatiche, ma lei giustamente mi stimola sul rapporto della pubblicità o dei pubblicitari. Allora, risolvo subito la questione dei pubblicitari. Io, venendo anche dall'esterno, quindi non mi sento, come dire, particolarmente, cioè, credo di avere una visione abbastanza obiettiva del mondo delle imprese e degli investitori pubblicitari. Io ho sempre avuto la sensazione in questi 5 anni che le imprese, a parte il fatto che tendono a non fare più pubblicità ma a fare comunicazione, non si fa più pubblicità di un prodotto, un'azienda, un'impresa cerca di comunicare con i propri clienti. Comunicare con i propri clienti vuol dire parlare su tutti i canali possibili e immaginabili ed avere un rapporto che sia di tipo comunicativo. Io credo che queste aziende dall'interno vedo che questo compito lo svolgono in maniera particolarmente seria. Ci sono in alcune commissioni che si occupano anche dei problemi specifici dei bambini e delle diete non mediatiche, ma delle diete alimentari dei bambini, e non so quanti in questa sala sanno che comunque le principali multinazionali europee condividono un accordo europeo che si chiama EuPledge, ovviamente, lo dice la stessa parola, con il quale loro si impegnano a non erogare, diciamo così, pubblicità in programmi in cui per prodotti che non rispondano alle caratteristiche alimentari, come dire, suggerite per l'infanzia o l'adolescenza, in programmi che abbiano più del 35% di bambini esposti. Il che vuol dire non fare una ricerca, ma fare una cosa un po' più seria, cioè usare i dati di audience per stabilire quali sono i programmi che hanno esattamente quel target, non specificamente di bambini, e quindi vietare che ci sia questa cosa. Io ho visto i dati, venendo qui ovviamente ho visto che l'ultimo rapporto è quello del 2012, pensavo ci fosse già quello del 2013 dell'EuPledge europeo di Bruxelles, e nei 5 anni in cui questo indicatore è stato misurato, cioè della possibilità che i bambini possano essere esposti a pubblicità non corrette dal punto di vista alimentare, in Italia c'è stato un abbattimento del 78%. Cioè c'è stata una diminuzione del 78% di pubblicità erogata in momenti in cui di fronte al televisore ci fosse un target con più del 35% di bambini. Quindi questo mi dice che, poi oltretutto c'è anche una ipotesi di non far aderire le imprese
direttamente allo pledge europeo, ma di trasferire lo pledge europeo in Italia, quindi far aderire le imprese direttamente come associazione degli utenti pubblicitari. Quindi questo è un aspetto che mi convince della serietà e anche del metodo, perché in Italia esiste un istituto di autodisciplina che si chiama IAP, che molti di voi conoscono, la cosa che ho capito frequentando un po' qualche ambiente di Bruxelles è che in realtà il metodo dell'autoregolamentazione è un metodo che è ampiamente approvato anche dal Parlamento europeo. Cioè il fatto che si possano condividere determinate regole per opporre dei limiti a comportamenti non corretti nel campo pubblicitario è qualcosa che non è un'invenzione italiana, ma è una impostazione europea suggerita dall'Europa, e questo l'Italia è anche abbastanza avanti. Poi c'è anche un altro aspetto, come riprende il sopravvento il ricercatore, che è me. In realtà, se uno analizza le dinamiche di investimenti pubblicitari, scopre che le aziende non hanno un particolare interesse a parlare con i bambini. Che le aziende hanno un particolare interesse a parlare con i responsabili acquisti e quindi con le mamme o con i papà. È molto difficile che un'azienda investa direttamente su una trasmissione per parlare con dei bambini, ma con i responsabili acquisti. E questa è una dimostrazione, vi dico solo un piccolo particolare. Quando in Italia in Auditel abbiamo introdotto la misurazione del time shifted viewing, non so quanti di voi, ma chi ha MySky sa cosa vuol dire. Cioè la possibilità di vedere la televisione non in maniera diretta, ma stopparla e poi rivederla sia un minuto dopo che un mese dopo d'altro. Abbiamo fatto la sperimentazione sui dati del time sheet viewing in UK ovviamente tutti gli strumenti di VR hanno la possibilità di skippare ovviamente una cosa fondamentale che è la pubblicità, evidentemente, cioè uno lo compra soprattutto per skippare, come si dice in gergo, la pubblicità, e ovviamente sono molto alti. In realtà è per fare poi TV on demand, si per fa poi TV non soltanto per saltare la pubblicità, però lo sappiamo, siamo tutti uomini di mondo e sappiamo che cosa succede agli ascolti televisivi quando appare la pubblicità, per cui è per questo che le aziende comunicano e non fanno solo pubblicità, perché sono capaci di parlare con i propri target al di là del mezzo, certo, che le persone usano. Bene, quello che volevo dirvi è che in realtà abbiamo cercato di vedere se nel target bambini lo skippaggio della pubblicità fosse inferiore e che quindi i bambini poverini sono lì passivi e che quindi debbono sorbirsi la pubblicità. Sbagliato. In realtà, ma questo non solo perché i bambini sono molto più svegli di quello che possiamo immaginare, ma anche perché normalmente i bambini la vedono anche con i genitori, che quindi la prima cosa che fanno è esattamente quella cosa lì, Basta, se non ci sono altre curiosità su questo. Io mi piacerebbe molto parlare di diete mediatiche, perché l'ho studiata per 8 anni e quindi per renderle, però se ci fosse un altro secondo giro, parlo come ricercatore. Se vuole aggiungere qualcosa, mi sa che non facciamo a tempo perché siamo tanti ovviamente a fare un secondo giro. Se voleva aggiungere qualcosa. No, io volevo solo complicare la ricerca, perché in realtà dal mio punto di vista lo scenario mediatico e le diete mediatiche sono molto più complesse di quegli 8 punti, perché i device oggi, cioè un computer o una televisione, non sono più degli oggetti semplici, ma sono degli oggetti, sono dei device, quindi dei ponti che aprono l'accesso a piattaforme differenziate. Cioè la televisione non è la televisione, perché dietro la televisione c'è la televisione satellitare e una piattaforma che ha i suoi contenuti ed altro. La televisione digitale terrestre è un'altra, il satellitare free è un altro e così via, così come un computer attraverso le app e così via. Ecco, io ho provato solo a contarli e a produrre per UPA un indice di complessità dello scenario, del paesaggio mediatico. Se uno conta i device che oggi possono essere contenuti in borsa o nella tasca di una persona, può arrivare a 10, compresi i libri, perché anche i libri sono un device, lo erano sia quando erano solo cartacei, sia adesso che sono diventati anche ebook. Le piattaforme. No, finalmente qualcuno ha citato l'ebook, perché continuavamo a demonizzare fatto che in realtà uno può leggerlo, anzi, tablet si porta dietro 10 libri parte per andare in vacanza. Un piccolo inciso, se voi guardate i tassi di lettura comunque in Italia, qualsiasi ricerca, Censis, in cui ho lavorato per 20 anni, o Doxa o altri istituti, i tassi di lettura in Italia i più alti sono nell'età scolare, fino al massimo ai 20 anni dall'uscita dall'università. Sono i più forti lettori sono loro, non di libri scolastici ovviamente.
Quindi sono bravi anche gli insegnanti. Dopo la scuola, sì, probabilmente però durante la scuola c'è qualcosa che deve inimicarli con i libri, perché appena finita poi l'università. Poi dopo smettono subito. Quindi vi dicevo, l'indice di complessità è questo: i device sono 10, se uno le conta, le piattaforme sono 15, e quindi sembra che si possa fare una moltiplicazione di 10 per 15. In realtà mi sono divertito anche a contare i contenuti che sono su ciascuna piattaforma. Quante cose manda un canale televisivo nell'arco di una giornata? Sono circa 35-55 a seconda. Quindi l'effetto non è di 10 per 15, ma l'indice di complessità odierno è di 10 alla 15. La domanda che si fanno i pubblicitari, gli esperti di media o gli esperti di uomini, non so come chiamarli, quelli che sono... gli psichiatri. Io come esperto di media invoco sempre la presenza di esperti di uomini, perché in realtà ci occupiamo di media, non ci occupiamo di chi li occupa. Quindi l'indice è di 10 alla 15, non 10 per 15. Tutto qui. E quindi una complessità che è, diciamolo, ancora più difficile poi da seguire per qualsiasi mestiere si stia facendo, in primis quello di genitore.